Nuovo presidio dei docenti dei Nastrini Liberi Uniti in Piazza Italia a Pescara sotto la prefettura per il rientro, dicono degli insegnanti esiliati e per dire no alla regionalizzazione. Siamo con Francesca Carusi che è portavoce dell'associazione Nastrini Liberi Uniti. Vorremmo presentare alla prefetta qual è la situazione effettivamente che è rimasta in sostanza immutata rispetto a 3 anni fa. Solo pochi sono stati colleghi e sono riusciti a rientrare e in realtà dopo 3 anni, qui parliamo praticamente delle assunzioni e trasferimenti forzati dalla 107 su base nazionale. Gruppo di docenti che sono circa 20.000 in tutta Italia, tutti del meridione, circa 500 in Abruzzo, che hanno subito questi trasferimenti forzati e unici in realtà nel panorama dei docenti. Quindi la situazione si aggrava perché sono passati 3 anni, le spese ovviamente gravano sulle situazioni familiari e in più i progetti di regionalizzazione, autonomia differenziata, che noi preferiamo chiamare secessione dei ricchi, rendono il tutto ancora più spaventoso per questi docenti che si troverebbero praticamente nelle regioni che sono Emilia Romagna, Veneto e Lombardia a dover scegliere tra se restare dipendenti dello Stato per poter sperare di tornare nelle proprie terre ma con uno stipendio ovviamente basso, oppure passare alla regione ma a quel punto perdere definitivamente la speranza di tornare a casa. Siamo con Simona Buta che ci racconta la sua esperienza. Sì, io con la legge 107 sono stata mandata fino all'Emilia, che è un paesino al confine con il Veneto, è un paesino piccolissimo e anche terremotato, per cui praticamente ho avuto difficoltà per dormire, c'è solo un albergo dove si pagano 70 euro a notte, oppure degli appartamenti dove dovevo pagare un affitto di 700 euro. Ho 2 ragazzi adolescenti qua, uno di 13 dislessico tra l'altro che ha bisogno di tante cure e l'altra di 14 sono separata. Mi domando, adesso con l'assegnazione provvisoria potremo usufruire di queste quote 100 oppure rimarrò sempre in questo limbo? Cioè la tutela dov'è da parte dello Stato? Se non sono queste esigenze di famiglia per far ritornare a casa, quali esigenze dovremmo avere noi? Dobbiamo stare in un letto di ospedale?